Lancio, via! Scusate! No, io no, ho cercato il mio compagno però. Ah, età, 52. Vabbè, dove è nata? Milano. Dove vive? Milano. Biografia avete quei 2-3 anni. Ho fatto la commercialista, poi a un certo punto volevo assolutamente fare qualcosa nell'ambito food, ma non avere un ristorante perché sono figlia di ristoratori e non volevo fare la loro vita. E quindi mi sono inventata appunto Giallo Zafferano insieme al mio compagno, che poi è diventato dal 2006 in poi, diciamo, il mio lavoro. Nel 2015 l'ho abbandonato e ho creato soniaperonacci.it, quindi sempre di food si parla. Burka, dieta? Sono a dieta! E succede che mangiando troppo bene e cucinando anche si assaggia e si mettono su dei chiletti. E quindi sì, ogni tanto mi metto a dieta. Lancio, via! Scusate! Vediamo. Ah, la Red Velvet è una delle torte forse più cercate. Piace il fatto che sia questo, che sia di un rosso sgargiante, quindi può essere anche associato un po' al tema San Valentino, alla passione. Pizza! Penso che nessuno possa farne a meno che tu non sia celiaco, però in generale la pizza è una di quelle cose che anche postandola riscuote sempre successo. Dolci, questo è il mio punto debole. Io potrei rinunciare a mangiare a mezzogiorno, alla sera, per una fetta di dolce. Quando sai cucinare un po' di tutto, ti butti sulla pasticceria perché è quella che ti dà più difficoltà. Cheesecake. Siamo stati con Giallo Zafferano i primi a postare una valanga di ricette sulle cheesecake che all'epoca non erano così conosciute. Da lì in poi abbiamo fatto una serie di cheesecake per cui poi tutti hanno imparato a fare la cheesecake ed è anche questo uno dei dolci più amati anche dall'italiano, devo dire. Tiramisù. Il tiramisù invece è quello più riconosciuto al mondo e si potrebbe vivere facendo un sito solo col tiramisù, perché è quello più cercato, quello originale era con le uova crude. Non bisogna ottenere un prodotto liquido ed è per quello che bisogna montare bene l'albume con lo zucchero, che diventa molto denso e non si smonta, e poi bisogna mischiare la crema molto delicatamente. Il caffè dovrebbe essere non troppo caldo, ma dovrebbe essere tiepido. Savoiardo va pucciato e va messo in verticale a sgocciolare. Pasta frolla, ecco un altro caposaldo della pasticceria, la pasta frolla. Allora, non è tanto il problema di farla la frolla, di saperla poi gestire. Io per esempio dico sempre, non toccatela, prendete un cutter, quindi robot con le lame, fate fare tutto al robot, perché ovviamente il problema della frolla è che contenendo molto burro lo sciogli anche col calore delle mani. Quindi facendo tutto per esempio con il cutter, fai la sabbiatura, ovvero burro, farina, mischi, il burro si riduce in sabbia e poi aggiungi gli altri ingredienti, fai sempre mescolare alla macchina e tu hai il tuo bel panetto che puoi già tirare tra due fogli di carta forno, lo metti in frigorifero e poi hai già la tua sfoglia, diciamo, per fare la tua crostata. Torta di mele. La torta di mele è un altro dolce tipico nostro, se vogliamo, ma non solo nostro, perché se tu pensi alla torta di mele americana, all'American Pie, ci sono miliardi di torte di mele, crostate, torte morbide, sfoglie con le mele. Carbonara. Carbonara è stato il primo piatto che ho imparato a cucinare, a 6 anni l'ho fatta, perché mio padre era un amante della carbonara. Tuttora credo che come la faceva lui, pochi al mondo. Lui tornava dopo aver chiuso il ristorante, quando lui arrivava si metteva a cucinare, ci svegliavamo tutti e andavamo tutti in cucina e mangiavamo con lui, nonna compresa. Bisogna stare attenti che l'uovo non straci, basta semplicemente prepararlo e poi buttare la pasta mescolata in un contenitore non caldo. Antipasti. Allora, tu devi sapere che quando io organizzo cene o pranzi a casa mia, mi piace preparare tante piccole cose, quindi riempire i miei ospiti con cose molto diverse, e poi preparare o un primo o un secondo. E vabbè, il dolce c'è sempre. Uno semplicissimo, perché sono appena stata in Portogallo, ho comprato il chorizo, l'ho tagliato un po' in sbieco, però lasciandolo intero, ho soltanto fatto dei taglietti. Ci ho messo sopra un po' di cachaça e gli ho dato fuoco. Da provare. Allora, pan di Spagna. Ah, ma oggi facciamo proprio la lezione di pasticceria. Se volete fare un pan di Spagna e non avete bilancio perché siete in giro, non sapete come fare, comprate le uova medie e poi fate un cucchiaio di farina e un cucchiaio di zucchero per ogni uovo. Uova a temperatura ambiente, zucchero, si sbattono per 10 minuti, sì, 10 minuti almeno, deve diventare veramente gonfissimo, poi andate a setacciare all'interno la farina, mischiate molto delicatamente e infornate. Burka.
Allora, marito, allora, io sono separata in realtà e convivo con un'altra persona ormai da 15 anni, che però non mi sposa. Ci sarà un motivo se non mi sposa? Io mi sono sposata molto giovane, a 19 anni. Ho avuto anche la mia prima figlia a 19 anni. Mi sono separata però dopo 18 anni di matrimonio. Adesso appunto convivo con Francesco da 15 anni, che non è mio marito, ma più o meno come se lo fosse. Con Francesco ho creato Giallo Zafferano, soniaperonacci.it, quindi se non fossimo stati insieme tante cose non sarebbero esistite, quindi benvenga. Figli, io ne ho tre femmine, avute come ti dicevo molto giovane, l'ultima l'ho fatta a 31 anni, quindi a 31 anni ero già a posto. Tante scelte che ho fatto nella mia vita le ho fatte proprio per non perdermi la loro crescita. Per esempio, quando abbiamo scelto di fare Giallo Zafferano, volevo che lo studio fosse vicino a casa. Molto poco, ragazzi, molto poco in realtà. Ogni tanto dico a Francesco proprio questo, che noi abbiamo scelto sempre dei lavori dove si spende tantissimo, no? Quindi in realtà abbiamo sbagliato tutto, ragazzi, ve lo dico. Dovevamo scegliere cose meno impegnative, soprattutto contenuti messi lì che andavano da soli e guadagnavano. Niente, guadagno molto poco, purtroppo. Sito ufficiale. Ho parlato sempre tanto di Giallo Zafferano, che è stato il primo, ma nel 2015 mi sono staccata perché nel frattempo ci avevano acquisito, quindi io non ero più poi la padrona reale di Giallo Zafferano. Poi a un certo punto hanno deciso di vendere tutto a Mondadori, io ho detto io che ci sto a fare qui dentro. Ho deciso di andarmene e appunto di fondare nel 2015 soniaperonacci.it. Devo dire che abbiamo fatto tante cose nuove rispetto a Giallo Zafferano, perché era un progetto diverso. Oggi sono molto più felice per i progetti che faccio, perché posso esprimere me stessa, non ho nessuno che mi dice fai questo, fai quello lì. Adesso stiamo facendo dei progetti coinvolgendo tanti blogger che ci piacciono moltissimo, perché loro vengono a casa nostra, giriamo dei video insieme. Però io dico sempre che oggi come oggi, più che mai, bisogna diversificare nel caso succeda qualcosa tipo una pandemia, per esempio. Un grande saluto a tutti i lettori di Fanpage, spero che l'intervista vi piaccia. Se non vi piace, mi raccomando, scrivetemi e fatemi un grande cazziatone. Ciao! Ha ha.